perché voi pensavate che noi in questo momento facessimo, che ne so, una mega scenetta tutta quanta illuminata e poi bam, via la luce. Invece, invece no, tutto invece al buio. No. Andiamo al contrario, guardate un po'. Oh. Bentornati sul canale, oggi nuovo video, sempre continuiamo la nostra striscia di unboxing e vi portiamo un nuovo titolo, anche questo acquistato a Modena. Di cosa parliamo? Blackout, okay. Hong Kong. Un gioco che abbiamo giocato a Modena e acquistato di conseguenza. L'abbiamo portato e ci abbiamo fatto subito un video. Non andiamo avanti e guardiamo subito le immagini. Ci vediamo dopo. Eccoci con Blackout. Si è spellicolato facilissimo questo. Facile, facile. Giocata facilissima è stata. Vediamo. Anche la scatola si è aperta in una facilità mostruosa. Ecco qui, tabellone di gioco. Bello grande. Regolamento. Queste sono le plance giocatori, sono belle grandi, illustrate. Giustamente Blackout dietro è tutto nero, giustamente è nero. Le plance di gioco, c'è il quinto giocatore, sì, si può giocare anche in 5. Tutti i tessere e segnalini. Ops, ne mancano due. Sono caduti già nella scatola. Un viaggio lungo. Sì, sono caduti qui. Eccoli qua. Monete e tessere. Anche questo. Bello, bello. Purtroppo, devo dirvi, le componentistiche dei cubetti, perché ci sono anche carte da gioco, con questa che è una carta promo, consegnatami al play, e set di dadi per le risorse da scegliere in fase di gioco, sono state messe fuori dalla scatola perché purtroppo ho avuto un ritardo lacrimio nelle consegne dei materiali dalle ditte di produzione. Comunque il gioco io l'ho testato, è fantastico. Eccoci di ritorno, c'è parecchia roba anche qui. Ci è piaciuto? Non ci è piaciuto? Dimmi la tua. Allora, come componentistica partiamo subito da un tabellone un po' più colorato rispetto alla versione uscita in America. La versione uscita in America era completamente nera, così scuro, proprio per dare meglio forza meglio al Blackout. Oddio, non avendo visto dal vivo il nero, non saprei dare un giudizio. A detta di qualcuno a Modena, allora, che ha giocato entrambe. A detta di qualcuno a Modena è più bello visivamente, esatto. Ma nella pratica meno. Esatto, perché, cioè, nel senso, questo tabellone di questa edizione funzionale italiana è più utile ai fini del gioco. Esatto. Mentre l'altro rende proprio l'idea del Blackout, ed è totalmente nero e quindi rende forse ancora più caratteristico il gioco. Esatto. Per esatto. Il resto, abbiamo visto tante carte. Sì, ci sono ben un mazzo da 72 carte, ci sono le carte base per ogni personaggio. All'interno della scatola ci sono 5 planche per giocatori, però i giocatori sono da 1 a 4. Tanti cubettini di colore diverso, giustamente uno per ogni giocatore, le casettine che vanno messe nelle appositi tasselli, il pipolino, diciamolo, cilindrino. Per il primo giocatore che è viola, quindi completamente di un altro colore per distinguersi, quindi molto semplice, non esatto, articolatissimo, non è invasivo anche come gioco, ha bisogno di tanto spazio una volta aperto, questo è vero, perché la plancia va inserita con le carte intorno, quindi si compone comunque ormai quasi tutti i titoli, una volta aperti, inondano i tavoli, pieni di roba. Sì, sì. Una scatola che abbiamo visto semplice, sì. Dove rimettere tutto quanto lì dentro a fine partita. A noi a volte piace vedere quelle scatole un po' più articolate, esatto, danno quel tocco in più, la scatola esatto. Articolata dà quel tocco in più. Però, nel complesso, che voto gli dai? Allora, io a Blackout do 7.
Ok, io avendolo visto più o meno sono d'accordo con te e ci siamo, sì, perché forse a livello di componenti non brulica di componenti mozzafiato come altri titoli. No, no, no. Però fa la sua porca figura in sì, è un classico cinghialotto per chi ama gli hard game, però non spicca in qualità, esatto, eccelse nella componentistica. Detto questo, il video è finito. Come al solito, condividetelo, fateci sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto e mettete un like. Uno, due, tre. Chiamate gli amici, poi chiamate i parenti. I parenti metteranno il like, poi dopo metteranno l'iscrizione. Basta. Ma perché? Ma perché? Tutto? No. Ma è pure... Sì. Allora sei un bello grande. Va bene, niente, allora sai, vi dico, vai con la sigla finale. I forget me, if we say,